Buongiorno amici investitori, nuovo appuntamento con Vivere di Dividendi. Chi vi accompagna in questo viaggio è Domenico e in questo video andiamo a vedere come molto spesso siamo noi stessi la prima causa dei nostri mali, almeno dal punto di vista finanziario. Questo perché? Perché molto spesso abbiamo anche gli giusti strumenti, stiamo adottando la giusta mentalità di investimento, magari soprattutto abbiamo la giusta strategia che magari abbiamo si ispira anche backtestato, quindi sappiamo che molto probabilmente, o almeno storicamente, ha dato dei buoni risultati. Questi non sono garanzia del futuro, ma ci dà comunque un alto livello probabilistico che, applicando questa strategia in maniera rigorosa, raggiungeremo quello che è il nostro obiettivo finanziario. Ma molto spesso cosa succede? Ci facciamo prendere dal panico, magari il mercato si muove in maniera inaspettata per noi o che comunque non eravamo pronti ad affrontare una determinata situazione, almeno dal punto di vista emotivo, non dal punto di vista strategico. E quindi cosa facciamo? Cerchiamo in quel momento di andare ad aggiustare in corsa la nostra strategia. Cerchiamo di fare degli aggiustamenti, delle variazioni, cerchiamo di appunto andare a variare quello che invece avevamo backtestato, sempre facendolo ovviamente con il buonsenso, perché altrimenti non lo faremmo, questo è sicuro. Ma cosa facciamo? Andiamo appunto a cambiare la nostra strategia in corsa e questo non permette alla strategia stessa di lavorare per noi, non permette alla strategia di far emergere quelli che sono i suoi risultati, i suoi veri risultati, che sarebbero venuti fuori se l'avessimo lasciata appunto lavorare per noi. Voglio dimostrarvi tutto questo spostandoci immediatamente sui grafici. Infatti ci spostiamo a schermo perché siamo di nuovo sul sito Total Stock Market, un sito che abbiamo utilizzato altre due volte in altri due video, uno riguardanti come costruire il portafoglio perfetto per ciascuno di noi. Ve lo lascio qui sopra linkato. In un secondo video dove siamo andati ad approfondire invece l'aspetto del fattore di rischio di ciascuno di noi. Quindi ognuno di noi ha appunto un grado di rischio. Ogni volta ne sentiamo parlare, ma non sappiamo mai veramente questo grado di rischio, alla fine come lo calcoliamo. Ne abbiamo parlato in quel video grazie anche a questo sito. Ve lo lascio anche quello qui sopra linkato. E adesso siamo ancora qui perché andiamo ad approfondire questo nuovo aspetto fondamentale ed importantissimo. Un aspetto che tra l'altro è emerso da uno dei vostri commenti sotto i miei video, ovviamente, quindi vi invito a lasciare tutti i commenti, tutti i vostri pensieri qui sotto nei video, perché ovviamente cerchiamo di rispondere a tutti i vostri commenti, ma soprattutto quelli più rilevanti, come in questo caso, cerchiamo anche di fare dei video per tutta la community, quindi per il beneficio di tutti. Il commento cosa diceva? Mi chiedevano se fosse il caso di copiare il portafoglio, quello che abbiamo su eToro. Infatti, come sappiamo, come sapete, abbiamo creato un secondo portafoglio. Il primo era quello che avevamo su Vivere di Dividendi. Il secondo l'abbiamo fatto su eToro. Ovviamente il profilo è sempre Vivere di Dividendi. Due portafogli diversi che hanno due prospettive diverse. Mi chiedevano se fosse il caso di investire, di venire a copiare questo portafoglio, perché appunto eToro dà la possibilità di copiare il portafoglio con un orizzonte temporale di 3 mesi. Ovviamente, questo portafoglio è stato fatto per lo scopo di essere copiato, perché proprio eToro dà questa possibilità. Se volete andare su eToro a guardare il portafoglio, anche a gestire la piattaforma eventualmente in virtuale, vi chiedo la cortesia di farlo tramite il link che trovate qui sotto in descrizione, perché ovviamente per voi è gratuito, ma per quanto ci riguarda ci riconoscono comunque un gettone per la vostra affiliazione, quindi comunque è un metodo per sostenere il canale. Ritorniamo però al discorso principale, quindi la domanda era: possiamo copiare questo portafoglio per un periodo di tempo di 3 mesi? La risposta ovviamente è no. Ma perché la risposta è no? Lo andiamo a studiare andando ad analizzare questi grafici, perché con 3 mesi non diamo la possibilità alla strategia appunto di lavorare, di fare vedere, di far emergere quelli che sono i risultati che invece ci aspettiamo. Questi due grafici in realtà che andremo a vedere vanno a comparare quelli che sono i risultati di due diversi portafogli. Questo portafoglio che stiamo vedendo in questo momento si chiama Golden Butterfly. È uno dei tantissimi portafogli modello che trovate su questo sito. Andiamo un attimino su per vedere come è fatto questo portafoglio. In questo portafoglio troviamo il 20% Total Stock Market, 20% aziende piccole, quindi small cap, 20% sono bond di lungo termine, 20% bond di breve termine, 20% gold. Quindi questa tipologia di portafoglio, di prodotto finanziario,
quali risultati ci si aspetta da questo portafoglio finanziario? Ce lo dice questo grafico, dove possiamo vedere con questa linea grigia centrale. Abbiamo appunto la mediana, questo è il rendimento atteso di questo portafoglio. Quindi, investendo in questo tipo di portafoglio, ci aspettiamo nel lungo periodo, appunto, questa è un'analisi storica con dati fin dal 1970. Quindi, sappiamo che storicamente abbiamo appunto backtestato. Questo sito ci dà la possibilità di backtestare i nostri portafogli. Potete creare il portafoglio che volete. E questo tipo di portafoglio, storicamente parlando dal 1970 ad oggi, ha dato un rendimento del 6,3%. Questo rendimento è costante? Ovviamente no. Cosa succede? Vedete come il primo anno, quando siamo all'anno 1, il nostro risultato è altamente variabile. Passiamo da un meno 10 a un più 25. Quindi vedete che c'è una oscillazione altissima. Questo perché? Perché ovviamente la strategia lavora bene, ma normalmente sul lungo termine. Adesso vediamo quanto lungo. Mentre il primo anno siamo altamente soggetti a quella che è la volatilità normale dei mercati, perché i mercati non si muovono in maniera lineare, ma magari hanno storicamente un andamento sempre crescente, ma comunque non hanno appunto un andamento, non seguono questo trend in maniera lineare, ma lo seguono in maniera appunto oscillatoria. Quindi la loro variabilità ci fa ritrovare praticamente il primo anno con una variazione che può andare dal più 25 al meno 10. Quindi se noi investiamo, dopo un anno possiamo avere o più 25 o meno 10. Significa che questo tipo di portafoglio non è buono? No, assolutamente, è il contrario, anzi lo vedremo tra un attimo. Infatti la bontà già la vediamo se lo confrontiamo con quest'altro grafico. Questo è il grafico relativo al total stock market. Che cos'è il total stock market? Un portafoglio fatto 100% azionario. In questo caso vedete già come è palese che questa tipologia di portafoglio nel primo anno ha un'escursione ancora maggiore. Quindi stiamo parlando di un risultato che va dal più 35 al meno 40% addirittura. Quindi il primo anno abbiamo una grandissima variabilità di risultato. E questo ci dimostra come già questo tipo di portafoglio invece ci restituisce già risultati molto migliori, molto più contenuti rispetto a quest'altra tipologia di portafoglio. Quello che adesso vi voglio invitare a vedere è come entrambi i portafogli hanno questa forma che magari possiamo chiamare, diciamo, ad imbuto. Quindi sono più larghi al tempo 0, al tempo 1, quindi quando cominciamo l'investimento, sono più stretti man mano che avanza il tempo. Più stretti rispetto a che cosa? Vuol dire che si avvicinano sempre di più a quello che è il valore atteso. In questo caso il nostro valore atteso è 6,3, in questo caso il nostro valore atteso è 8%. Ovviamente questo portafoglio dà un rendimento atteso più alto, perché ovviamente c'è un rischio collegato molto più alto, perché guardate che oscillazioni molto più ampie che abbiamo, mentre questo tipo di portafoglio dà un rendimento leggermente più basso, ma guardate quanta minore differenza c'è tra il caso superiore e il caso inferiore. E soprattutto adesso andiamo esattamente nel punto specifico, ovvero quanto tempo abbiamo bisogno di dare a questa strategia per affinché questa strategia ci restituisca un risultato che sia per noi accettabile. Vediamo come questo portafoglio abbia una prima parte che sia abbastanza ripida. Vuol dire che quando siamo arrivati al terzo anno, già la nostra variabilità si è ridotta tantissimo. Quindi adesso siamo una variabilità che va dal più 12 circa a 0. Quindi ci siamo veramente avvicinati a quella che è la nostra media del 6%. Infatti la nostra media è praticamente a metà dei nostri valuori. Quindi abbiamo o meglio, abbiamo uno scostamento, diciamo, di più o meno 6% dei nostri risultati. Quindi già dopo 3 anni siamo molto tranquilli, o comunque probabilmente tranquilli di avere un risultato che sia, nel peggiore dei casi, 0,0 come rendimento. Nel migliore dei casi abbiamo un rendimento che sia 12, e nel mezzo, appunto, abbiamo queste tre fasce di colore: la rossa, l'azzurra e la grigia. Vuol dire che la grigia rappresenta il 70% dei casi, quindi nel 70% delle volte noi ci troveremo in questo range qui. Quindi diciamo tra il più 3, più 4 al più 8, mentre nel restante dei casi ci troveremo invece,
nella parte superiore o nella parte inferiore. Quindi vediamo come questa strategia, già dopo 3 anni, comincia a dare degli ottimi risultati. Se la lasciamo lavorare per 3 anni, se in questi 3 anni non ci facciamo prendere dalle emozioni, dal panico, dall'entusiasmo e cambiamo in corsa la nostra strategia, anche se ci sembra la cosa più sensata da fare, la lasciamo lavorare e vediamo come questa strategia, dopo 3 anni, ci ha già dato una variabilità del 10%, diciamo, mentre dopo praticamente 6 anni abbiamo una variabilità, diciamo, che è dimezzata, del 5%. Ovviamente già dopo 6 anni abbiamo già praticamente siamo già quasi a regime sostanzialmente, quindi abbiamo un minimo di 3 anni. Già dopo 6 anni siamo praticamente a regime, da 6 anni in poi possiamo dire di essere praticamente a regime. Per questo dopo 3 mesi è assolutamente impossibile nessuna strategia che sia quella di un portafoglio 100% azionario. Come nel caso di questo portafoglio, di quello di vivere di dividendi, dove vedete ci sono solo nomi di singole aziende. È un portafoglio 100% azionario, anche se ovviamente abbiamo già un numero abbastanza elevato di aziende, sono circa 20, quindi comunque già si tende, diciamo, ad arrivare verso quella che potrebbe essere i risultati di magari un ETF, ma sono due cose completamente diverse, non mischiamo le carte in tavola. Una cosa invece molto diversa, invece il portafoglio, quello sui Turo, che è stato invece un portafoglio nato in maniera diversa, con degli obiettivi diversi, quindi un portafoglio più strutturato, più solido, un portafoglio che ha sicuramente molta meno volatilità, che all'interno ha addirittura 3 ETF, quindi ogni ETF rappresenta 20-50 aziende, quindi è un portafoglio nato completamente sotto un'altra logica. Vi posso lasciare qui sopra linkato il video dove abbiamo spiegato come abbiamo costruito questo portafoglio e ritornando invece ai grafici, vediamo invece come nel caso di un portafoglio 100% azionario, vediamo come dall'alta volatilità iniziale, anche qui abbiamo una prima fase un po' più ripida, anche qui almeno 3 anni, se non abbiamo questo orizzonte temporale di almeno 3 anni, quindi poniamolo come limite inferiore per chiunque di voi voglia pensare di andare ad investire in qualsiasi prodotto finanziario, dobbiamo aspettarci di avere un orizzonte temporale di almeno 3 anni, come minimo. Non si può prendere in considerazione, o è difficile prendere in considerazione un investimento, un prodotto finanziario sul mercato azionario se non abbiamo un orizzonte temporale di almeno 3 anni. Ovviamente molto molto meglio già diventa avere un orizzonte temporale invece di 5 anni. Già sui 5 anni vediamo come si sia ridotta drasticamente la nostra oscillazione rispetto a quella che è quella del primo anno. La stessa cosa abbiamo visto qui praticamente dopo 5-6 anni abbiamo una riduzione sostanziale che ci porta quasi a regime. Qui dopo 5 anni, diciamo, abbiamo una variabilità che è la metà di quella iniziale. E magari arriviamo, diciamo, ci avviciniamo a quello che attende il nostro valore medio dell'8%, già con più difficoltà per quanto riguarda un portafoglio di questo genere. Quindi, per ricapitolare, diamo assolutamente importanza alla nostra strategia. Una volta che abbiamo definito la strategia, che quindi possiamo cominciare ad investire, abbiamo gli obiettivi, abbiamo la strategia, diamo lo spazio alla strategia di lavorare per noi, di portarci i nostri risultati. Fatemi sapere quindi qui sotto nei commenti se anche a voi vi è capitato di cambiare la vostra strategia in corsa, se questo vi ha portato dei risultati positivi o negativi. Lasciatemi qui sotto le vostre esperienze e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto e buon dividendo a tutti!